Che stiamo celebrando la Santa Messa prefestiva della solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Abbiamo sentito tutte le letture, sia pur in maniera differente, parlare del Figlio dell'Uomo, che è il titolo con cui Gesù stesso si appellava, o comunque di Gesù come Re. La prima lettura ci ha ricordato che questo è essere simile al Figlio d'uomo, riceve da Dio potere, gloria e regno, potere eterno che non tramonta mai e un regno che non sarà mai distrutto. È evidente l'allusione al nostro Signore Gesù Cristo. Ancora la seconda lettura, tratta dall'Apocalisse, ci ha ricordato che Gesù Cristo è, oltre che il testimone fedele e il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Anche questa chiarissima, ancora l'alfa e l'omega, quindi l'inizio e la fine della storia, e che questo regno un giorno sarà palesato, reso evidente anche a quelli che lo trafissero, quindi anche a quelli che non lo hanno riconosciuto come tale, che lo hanno storicamente tolto di mezzo, come vedremo, perché Gesù è stato tolto di mezzo da un punto di vista storico proprio con l'accusa di farsi re, e invece ci sono altri che non lo tolgono di mezzo storicamente, perché Gesù è morto una volta sola, ma lo tolgono di mezzo dalla propria vita, quindi come una cosa inutile, come un intralcio. E qui c'è una profezia: viene con i nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui, questa è una profezia, attenzione, tutte le tribù della terra si batteranno il petto a causa sua. Poi riprenderemo forse questa espressione. Il Vangelo ci presenta la scena drammatica e paradossale di Gesù condannato a morte, già sottoposto a non poche torture della sua passione, flagellazione, coronazione di spine, che si presenta dinanzi al rappresentante del più grande impero allora esistente, che era Roma. In uno dei momenti, sapete, dei suoi massimi splendori, sapete che Gesù Cristo è vissuto in parte in contemporanea con il regno di Cesare Augusto e in parte sotto Tiberio. Siamo in uno dei momenti più floridi dell'impero romano, quindi sta proprio dinanzi al potere politico per antonomasia sulla terra, e Pilato gli dice: ma tu sei? Dice: sì, io sono re, ma non come te, perché se fossi re come te i miei servi avrebbero fatto il finimondo perché non fossi catturato e avrebbero vinto, ma io non sono re come te, il mio regno particolare. Questo è un pochino il quadro, ecco, in cui viene questa festa. Attenzione adesso, se noi guardiamo l'iscrizione sopra si vede un pochino della condanna di Gesù, è esattamente quello che gli chiede Pilato: tu sei re dei giudei. Sopra la scritta di Gesù tutti quanti sappiamo, no? C'è la famosa scritta che è Inri, cioè Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Gesù Nazareno re dei giudei. Cioè, qual è stato il pretesto con cui Gesù è stato condannato a morte? È un reato del codice penale romano. Siccome l'imperatore è Cesare, io non posso andare in giro a dire che io sono il re dei giudei, d'accordo? Perché si chiama delitto di lesa maestà. Io attento all'autorità dell'imperatore. Sapete, chi accusava falsamente Gesù diceva: guarda, e questo si fa re, si sta creando la sua setta, il suo cerchio di seguaci che tra poco fanno una rivoluzione e vogliono mettersi contro Roma. E dicevano a Pilato: guarda che se non condanni non sei, amico di Cesare, andiamo a fare la spia, perché questo sta facendo queste cose. Gesù non aveva nessuna intenzione di fare queste cose, è stato il pretesto ed è stato messo in croce appunto perché si faceva re. Questa è una delle tante cose, gli è stata messa una corona di spine in testa. Capite quanto è paradossale, capite? Cioè, lui non voleva farsi re come era Ponzio Pilato. L'imperatore poteva dire: bisogna tranquilli, tutti quanti i re della terra, i potenti, possono dormire tranquilli, d'accordo? Cioè, Gesù non è uno a fargli concorrenza, che gli toglie lo trono, gli toglie lo scettro, gli toglie i sudditi, gli toglie il potere, ma lui sta su un'altra dimensione che è al di sopra di tutti questi piccoli e umani re, regni terreni
perché lui c'è un campo in cui vuole regnare, uno solo, che è il cuore e l'anima dell'uomo, di ogni uomo. Sentiremo dire poi nel bellissimo prefazio di questa messa che il regno di Gesù non ha confini spaziali, quindi non è che c'è l'Italia, c'è la Russia, c'è lo Zambia, il Brasile, cioè è universale, quindi chiunque può far parte di questo regno, attenzione, purché lo voglia, perché a differenza che di tutti quanti gli altri re e regni della terra, voi sapete, no? Se io nasco, facciamo un posto dove c'è ancora il re, in Inghilterra c'è ancora la regina, d'accordo? Se io nasco in Inghilterra, io sono suddito della regina d'Inghilterra, sia che mi piace, sia che non mi piace, sia che lo voglio, sia che non lo voglio, d'accordo? Non mi scelgo né il re, né il regno, né l'essere suddito, lo sono, punto e basta, d'accordo? Per forza. Il regno di Gesù non è così, perché del regno di Gesù fanno parte solo coloro che lo desiderano, lo vogliono e lo scelgono come proprio re. Quando Gesù dice a Pilato: io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità, e attenzione, chiunque dà la verità ascolta la mia voce, sta dando proprio la più bella spiegazione delle caratteristiche della sua regalità. Come fa Gesù a regnare dove vorrebbe regnare, cioè nel nostro cuore? Come fa? Come fa? E quindi noi oggi, al termine, tra qualche minuto, quando viene questo video, dobbiamo chiederci: Gesù, tu sei il re del mio cuore, veramente? Lo fa in una maniera molto molto semplice. Si fa conoscere a chi è disposto a conoscerlo un po', a chi gli dedica un po' di tempo, un po' di spazio. Si fa conoscere come? Attraverso la verità, perché la verità, che è la capacità di conoscere veramente come stanno le cose, anche quelle cose che non sono immediatamente evidenti, come le verità di fede, è una caratteristica tipica di noi esseri umani. Noi siamo persone intelligenti. Io dico sempre anche ai ragazzi del catechismo, dico: guarda, quando andremo dall'altra parte, la prima cosa che Gesù ci chiederà non è se stiamo stati buoni e cattivi, non è questa. Mi guardano con due occhi così, come non è questa. Non è questa. La prima cosa che il Signore ti chiederà è questa: l'intelligenza che io ti ho dato, l'hai adoperata? Per esempio, quando pensiamo a Gesù, noi dobbiamo pensarci a Gesù. Gesù si è accreditato come figlio di Dio, Gesù si è accreditato come salvatore universale dell'uomo. Ci pensiamo mai? Cioè, aveva le carte in regola per poter fare queste affermazioni o no? Certo che ce l'aveva. Ha detto che è il figlio di Dio, giusto? Ci sono alcuni miracoli che raccontano i Vangeli, che sono testimoniati, attestati da testimoni oculari che l'hanno visto. Quindi capite? Indubbiamente Gesù ha fatto delle cose del tutto soprannaturali che hanno accreditato il suo essere figlio di Dio. Ha detto: io sono il salvatore di tutti, io sono venuto a prendermi su di sé, su di me tutti quanti i mali vostri e a distruggerli. Mi sembra che in croce ci sia andato lui a fare come, cioè non ha fatto come molti re umani. Sapete che fanno i re umani? Mettono in croce i sudditi, loro se ne stanno seduti a casa loro, capite? Poi mandano le leggi inique, le tasse, mandano i sudditi in guerra, loro se ne stanno in poltrona. E questo re fa le cose un po' differenti, capite? Perché in croce si è messo lui per fare stare meglio noi, capite? Quindi noi dobbiamo chiederci: lo riconosco davvero come tale? E quindi, riconoscendolo davvero come tale, capite, ogni regno, qui sì, ha le sue leggi. Come fai a conoscere le leggi di un regno? Te le devi studiare, te le devi leggere, capite? Io loro, quindi, se io ho fatto questo primo step, ripeto, lo dico sempre ai ragazzi, perché ho fatto sempre catechismo ai ragazzi che devono fare la cresima, che devono andare davanti al vescovo a dire: io voglio essere cristiano, perché questa è la cresima, lo scelgo io. Dico: ma se tu lo scegli, devi fare questa scelta con cognizione di causa. Venendo al catechismo, non ti devi soltanto essere imparato qualche cosa, tu ci devi pensare. Ci credi veramente che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Facendo funzionare il cervello, capite? Perché Gesù, e così anche quando sentiamo qualcuno in giro, è noi il cervello che dobbiamo farlo funzionare, perché non è che possiamo dare credito al primo che incontriamo per strada, perché io do credito a chi è credibile e attendibile. Gesù è
sotto tutti i punti di vista. Se lo è, conosco le sue leggi e capisco che le sue leggi sono dettate solo per il mio bene, e se le accolgo e le osservo, certamente che lo faccio contento. Ma sapete perché Gesù è contento? Lo faccio contento perché, osservando le sue leggi, io canto bene, e siccome lui mi vuole bene, è contento che io canto bene. Quindi una caratteristica proprio tipica è quando una persona ti tratta così, e questo ci dà anche, come dire, la misura con cui dobbiamo trattare tutti, vuol dire che ti ama e ti rispetta profondamente, perché non ti impone le cose, si propone. Cioè, tra poco comincia l'avvento, comincia il Natale, io, in conclusione, io vi confesso, ogni volta che penso a Natale, se ci pensiamo bene, rimango completamente proprio, capite? La notte di Natale è nato Dio sulla terra, non lo sapeva nessuno, non se ne è accorto nessuno. Se ne sono accorti quattro pastori con quattro poveracci che sono andati a stare, capite? È un modo strano di fare, no? Noi immagineremo tutte quante le messe in scena, le impalcature. Qui oggi si festeggia il re dell'universo, e Gesù ha fatto vedere di sé. L'unica legalità che ha fatto vedere di sé è quella con cui è stato torturato e burlato, spine in testa, canna di scettro in mano e una clavide rossa addosso per prendere il giro che faceva l'imperatore. Capite? Si propone in questo modo, capite? Così disarmato, così rispettoso, capite? Perché? Perché rende testimonianza alla verità, perché vuole che tu faccia un itinerario personale dove usi anche la tua intelligenza per comprendere che lui davvero è il Salvatore. Quindi per farlo tuo re, con cognizione di causa, onorato, capito, di essere suo suddito, non, come dire, operato, o che ti consideri che chi lo sa che cosa sia di difficile la vita cristiana. Ecco, chiediamoci in questa Santa Messa se io veramente riconosco Gesù come mio re, sono felice di essere, diciamo così, suo suddito. Lo diciamo per farci capire, ma Gesù non ama usare questi termini, perché poi i sudditi del suo regno sono suoi amici, sono suoi figli, d'accordo? Sono suoi amatissimi. Non c'è un rapporto di servizio, c'è un rapporto di amore profondo tra lui e i suoi. Chiediamocelo, e chiediamoci anche quanto tempo dedichiamo a conoscere meglio il nostro re, per servirlo meglio, perché la nostra vita sia migliore, e lo è, e questo ci annuncia la fede, questo ci annuncia la Chiesa, tanto quanto serviamo più e meglio Gesù come nostro unico Signore, senza volgerci ad altri dei, ad altri idoli, ad altri re. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad accoglierlo come unico re e unico Signore nella nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.